Un saluto a tutti amici di androidworld.it, siamo all'esterno, tra l'altro si sta bene, fa più freddo dentro che fuori, si sta veramente bene, sono accecato dalla luce e qua dietro di me c'è lo stand Android, quindi Giuseppe che sta reggendo il telefono mi aiuterà e andiamo a fare un giro e andiamo a vedere che cosa c'è, perché di solito è sempre molto molto divertente. Allora, iniziamo con... l'Android Walk, ragazzi, qui si inizia subito con le cose serie. Ci sono sostanzialmente, vedo delle spille, c'è il solito catalogo, andiamo a chiedere. No, meno. Hi. Over there, okay. How does it work? You know how we work the pink collection? Yeah, okay, yes. So this year we have physical pins, also we have virtual pins. Okay. So you need to download an application for Scarichiamo l'applicazione per Android. Yeah, and then you scan on the floor the virtual pins and you get them. So there are two collections. This collection goes with the physical pins. La collezione delle spille vere. Yeah, thank you. Quindi la collezione delle spille vere, iniziamo così, grazie, thank you. Ok, lo facciamo, dai. Quindi, attacchiamo, abbiamo questa. Fantastico, bellissima. Andiamo, dai, andiamo a fare questa walk. Ok, andiamo avanti, abbiamo preso la nostra prima spilla. Non sarà questo il momento della caccia alle spille, ma è il boot tour, quindi andiamo a vedere un po' che cosa abbiamo qua. Abbiamo le immagini con tutte le spille. Qua dentro abbiamo sempre il coso delle informazioni. Qui abbiamo un posto dove farsi selfie con fiori bellissimi che servono a esaltare i colori della fotocamera. Davanti c'è un gallery by Android. Proseguiamo in questo fantastico tour nel mondo dei balocchi. Oh, c'è una vera galleria di moda. Qui sostanzialmente vedete una demo dove indico col dito di Google Lens, quindi si scansionano gli oggetti e lui vi dirà che cosa sono, eccetera, eccetera. Però voglio approfittare lì a sinistra, andiamo a far vedere quello che è fantastico, è il logo di Android, anzi sì, diciamo il logo di Android, tutto fatto green, fantastico. Peccato che ovviamente ci sia sempre qualcuno che si piazza davanti, perché non potrebbe che non essere diversamente. E vabbè, niente, volevo fare una fantasia. Proseguiamo, è veramente molto molto green questo stand. Proseguiamo avanti. Promenade by Android. Bellissimo questo giardinetto con questo tempo, con questo meteo, è veramente fantastico. E qua abbiamo demo di Google Assistant. Passiamo in mezzo alle piante. Passiamo in mezzo ai tavolini. È molto molto estivo. Tutta questa situazione è molto molto estiva. Passiamo fra i tavolini della Promenade Android. Abbiamo anche una fantastica bici con queste baguette che sembrano essere vere. Io gliele ruberei molto volentieri. Hotel by Android. Qua dentro c'è un coffee shop by Android. Ok, a occhio ci sono sempre, prova a affacciarti un attimo. Ci sono sempre delle demo di Google Assistant. Qui sostanzialmente ci sono probabilmente su questo fogliettino qui. Su questo fogliettino qui ci sono da spuntare delle attività: photo garden, boutique, house car, dove ci sono tutte delle demo in cui poi sicuramente alla fine vi danno dei fantastici gadget che noi però purtroppo non abbiamo il tempo di collezionare essendo qui per lavorare. Qui c'è anche una mappa e tra l'altro da qui capiamo che noi stiamo facendo questa metà
anzi questo quarto, ma poi c'è anche il quartiere residenziale, il quartiere creativo, Uptown e il quartiere culturale. Andiamo avanti veloce. Questo è bellissimo. Guardate questo... well-being, ok, quindi il benessere, il padiglione del benessere, ok, proviamo a passarci vicino. Take a breather. Bellissimo, bellissimo, proviamo a passarci dentro, vai, senza inciampare. Devo dire che quest'anno meno esperienze dedicate a Google, più uno spazio per lavorare, più uno spazio fantastico per lavorare. Tra l'altro queste piante hanno anche proprio un buon odore. Cioè, è proprio un piacere stare qui. Ah, c'è anche una zona zen. Ah, c'è anche la musica rilassante. Vabbè, è fantastico. Hanno fatto una specie di mini expo, una mini expo di Google. Passiamo di qua. Ok. Qua c'è il quartiere culturale, quindi c'è chi sta dipingendo dei murales. Art is everywhere. Bello. Attenzione al gradino. Qui abbiamo un gallery by Android, andiamo un po' veloce. Devo dire, sempre molto divertente, è il momento di relax in fiera e passare allo stand di Android, anche se poi oggettivamente non è che ci siano delle vere informazioni interessanti o importanti. Ci siamo, stiamo entrando nella galleria di Android, dove ci spiegheranno un po' in inglese che cos'è questo posto, esplora il mondo dell'arte usando l'innovazione di Google. Adesso ce lo spiegherai in inglese. Hi. Welcome to the gallery by Android. Okay. Inside the gallery, you have different artworks. Quindi, lavori di arte. E adesso. Ok. Have a great time. Ok. Praticamente ci viene consegnato un Pixel 3. English. Welcome. This is the gallery from Android Avenue. This is the Pixel 3. Thank you. Thank you. Ok, ci hanno fornito un Pixel 3 colore not pink, tra l'altro l'ha chiamato Google, che mi fa molto ridire. Ok, ci avviciniamo. Quindi vado ad aprire Arts and Culture. Quindi ci sta mostrando, vabbè, questo è un mega pannello di arte, ah, molto bello, si riescono a vedere i dettagli delle immagini andando a zoomare. Ok, quindi vabbè, ci sta mostrando che sostanzialmente in questa applicazione si possono cercare opere d'arte, si possono cercare come questo è fantastico, di Klimt, per poi andarne a vedere i dettagli che non potreste vedere altrimenti. Effettivamente queste sono app educative veramente eccezionali, a cui spesso si dà un'importanza secondaria, invece è veramente molto molto bello. E qui, vabbè, lei solamente ci mostrava, lo devo fare con due mani perché è il pinch to zoom più grande del mondo, che su questo monitor, ma anche nell'applicazione di Arts, si riesce a zoomare fino a vedere delle cose in queste opere d'arte che altrimenti non vedreste mai. E qui va bene, adesso ci hanno dato il Pixel con l'applicazione, ma qui ci sono tutte un sacco di opere d'arte, c'è la possibilità di disegnare. Come dicevo, ovviamente non sono cose che magari noi non sappiamo, ma su cui magari ci soffermiamo poco, e Google ha creato un'esperienza come questa per appunto farci scoprire servizi, applicazioni molto interessanti che spesso passano in secondo piano. E poi c'è questo quadro, che non è un semplice quadro di arte astratta,
ma con l'applicazione dedicata che abbiamo qui, che è basata ovviamente su hardcore, cosa succede? Scansionando, puntandolo davanti a un'opera d'arte, guardate cosa succede, prende vita. E quindi io posso avvicinarmi e continuare a vedere i dettagli di quest'opera d'arte in 3D, in questo caso è in 3D, ma può essere ovviamente di tantissimi tipi diversi, grazie alla realtà aumentata, mentre infatti vedete continua a mostrarvi, poi a mostrarmi ovviamente il resto del mondo in modo standard, ecco, classico. E poi la galleria Android finisce qui con, come in tutte le gallerie d'arte, in cui ti compri una cartolina da portare a casa. Stavo cercando di scansionarla, in realtà le informazioni sono semplicemente scritte sul retro, ma è comunque una cosa molto molto simpatica. Il tour finisce qui, grazie per averci seguito e continuate a seguirci perché altri video arriveranno a brevissimo.